Come stai? Sì. Parigina. Parigina. Paris. on est à Paris, sì. Lo so che parli un po' francese, no? Sì. Vuoi dire qualcosa per le tue fan francesi? News 25, eh? Sì. Bon, bien sûr, je viens channel 25. Comme je suis 23 pour les Français, souvenez-vous que je suis toujours dans le coup. Et donc, n'oubliez pas que si Freddy va venir à Paris à bientôt. Sì, veramente vai a Parigi? No, i fratelli a Parigi. Io. Sì. Io nasco nella ristorazione parigina, facevo il cameriere lì 30 anni fa. Davvero? Ti piace Parigi? Sì, è bello. Bella. Che pensi delle francesi, per esempio? Le francesi, che dovrei ritornare un po' in Francia perché è molto tempo che non mi ricapitano più. Perché vedere meglio, vedere come sono evolute e tutto, no? Sarebbe carino. Sono sempre state molto aperte le francesi con sì. me. Vabbè. E come passi Natale? Ci racconti? Natale in famiglia, con mia moglie e i miei figli, a Budapest. Dove? A Budapest, sì. Ok. Sempre in famiglia, Natale, perché mia moglie se no... C'è. Le feste a casa. Vabbè. I compleanni e le feste. Va bene. E il programma invece come sta andando per te? Molto bene, molto, molto bene. Sì, siamo alla quinta puntata, molto divertente, sì. È stata dura mandare tutto il sangue da giù, tutto su. Però ci sono riuscito. Per te, però. Dai. È stata molto dura, però ce l'ho fatta. All'inizio volevo andare sempre giù. E quindi alla fine sei riuscito a risolvere tutti questi problemi o... Alle coppie, diciamo che sono riuscito a divertirmi, a farli divertire per una settimana. Poi se i problemi li abbiamo risolti non voglio avere questa, cioè, insomma, questa pretesa così grande. Però credo che quella settimana ci siamo divertiti e credo che tutti loro, io sono rimasto in contatto con tutti. Sono rimasti contenti. Tutti sono rimasti contenti e tutti hanno preso lo spunto. Questo non è male. Ok. Qual è il futuro per te? Farai qualche altro programma? O... Sì, il futuro numero uno che mi aspetto è quello di fare il reality che ho sempre sognato. Non solo ci pensa Rocco, ma l'erede. Voglio trovare il mio erede, voglio spiegare a tutti come funziona il mondo del porno, come si diventa professionisti. Io ho un problema, ho tantissimi ragazzi che mi scrivono su Facebook, sulle mail dappertutto, che mi bloccano per strada, che vorrebbero fare il mio lavoro. E ogni volta purtroppo bisogna dirgli e gli dico che io non lavoro con non professionisti. E loro mi dicono, Rocco, ma come si diventa professionisti se nessuno ci fa lavorare? E questo può essere un buon metodo, purtroppo è molto complicato. Nel cinema abbiamo l'arte drammatica, noi avremo l'art dramatique. Molto bella, molto bella. Scuola di art dramatique. Bene. È una scuola molto dura, eh? Non è facile. Immagino. Sì. È una scuola dove la rigidità è importante. Certo. E quindi così il futuro. Invece io ho pensato, perché non scrivere un libro sul sesso? Mi sono sempre chiesto. Sì, anche quello è in programma. Ok. Anche quello. C'è già qualche idea come attaccare il soggetto? Sì, no, vabbè, a me piace farlo col 2013, quindi voglio dire la mentalità di oggi, vabbè, lo faremo nel 2014, dopo le 50 sfumature di grigio, Rocco vi farà vedere, perché tu devi sapere che l'idea di quel libro che io ho visto, che secondo me è molto paraculo come libro, io sono solo 20 anni che dico più o meno la stessa cosa, solo che detta nei film porno ha un look machista. Detto a livello intellettuale, con la scrittura e poi fatto da una donna, diventa tutto molto più plausibile, più passabile, più divertente. Però io l'ho sempre pensato questo, ho sempre pensato con la mente delle donne, so che le donne sono molto cerebrali, non sono come gli uomini, e io ho sempre usato la donna come modo di pensare. E quindi voglio dire, io lo so di cosa ha bisogno la donna, lo so da molto tempo. Ma purtroppo mi hanno fatto solo un uccello e 10 dita e non ce la faccio a fare tanto da solo. Quindi ecco perché c'hai così tanto. Avrei preferito avere 6 dita e 3 uccelli, ma non mi dà da lì.